La pianta che si regala il giorno della festa della donna appartiene al genere Acacia ed è erroneamente nota come mimosa. Genere a cui appartengono invece tutt'altre specie, come la particolarissima Mimosa pudica, in grado di contrarsi ogni volta che percepisce uno stimolo esterno, come il tocco di un dito o il calore. Ad oggi gli scienziati non sono ancora stati in grado di spiegare il complesso meccanismo di questo fenomeno. Ben ritrovati nei nostri studi. Oggi dedichiamo il nostro approfondimento alle trivellazioni nei nostri mari alla ricerca di idrocarburi, come per esempio il petrolio. Vado subito a leggere un conferimento del permesso di ricerca attuato dal nostro governo lo scorso 15 marzo. Alla società Petroceltic è accordato per la durata di anni 6 a decorrere dalla data del decreto il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi ricadente nel mar Adriatico. L'estensione del permesso, che vedete anche in foto, è di 474 chilometri quadrati. A decorrere dalla data di pubblicazione, 15 marzo, il titolare del permesso è tenuto a corrispondere allo Stato il canone annuo anticipato di euro 5,16 per chilometro quadrato di superficie. Adesso approfondiamo questo argomento e tanto altro con il nostro ospite che è presente negli studi di Roma. Vado a salutare Raniero Maggini, vicepresidente del WWF Italia. Buonasera e ben ritrovato, dottor Maggini. Buonasera a voi. Quindi grazie di essere qui con noi. Allora, l'Adriatico, l'ho appena letto, è regalato letteralmente ai petrolieri, 5 euro circa al chilometro quadrato. Questo è il loro prezzo. Quale potrebbe essere il nostro prezzo in termini ambientali? Noi paghiamo un prezzo altissimo, potenziale e reale, intanto per la messa in opera comunque degli impianti e poi nel tempo i rischi ambientali che possono svilupparsi. Da questo punto di vista c'è uno sbilanciamento enorme sui vantaggi economico e finanziari, perché nel nostro paese c'è una sorta di far west sotto questo profilo, dei vantaggi che altrove non vengono concessi, esenzioni, aliquote bassissime, e poi c'è da dire che su 136 concessioni di coltivazione a terra e 70 a coltivazione a mare, pochissime di queste sono state riconosciute in termini di royalty. In particolar modo sono 5 su 59 aziende operanti che nel 2010 hanno pagato e versato le royalty, per cui la dice lunga sul mito del vantaggio economico che questo tipo di attività produttiva può portare. Ecco, e tra poco parleremo nello specifico del progetto Ombrina Mare, ma prima lei ci ha citato dei dati eloquenti riguardo il numero di concessioni appunto in Italia, quindi chiedo alla regia se possiamo vedere una grafica che un po', ecco, ci riassume quella che è la situazione e quali sono le zone, ecco, del nostro mare più trivellate. Ecco, sicuramente, ecco, l'oggetto dell'intervista di oggi è in riferimento all'Adriatico centrale, però vedete anche sull'Adriatico settentrionale ci sono delle concessioni di coltivazione, quindi questo per quanto riguarda il centro-nord dell'Italia, ma anche al sud, in particolare lo vedete al largo della Puglia e nello stretto, nel canale appunto di Sicilia. E voi del WWF avete indetto una manifestazione sabato prossimo, sabato quindi 13 aprile a Pescara, un atto significativo contro il progetto Ombrina Mare. Adesso ne parliamo immediatamente, però vogliamo vedere intanto, ecco, che cosa significa, che cosa prevede questo tipo di trivellazione, questa concessione che appunto è già partita, e possiamo vedere appunto il cartello con tutti i dati relativi, la società appunto Mediterranean Oil and Gas, una piattaforma petrolifera con addirittura, ecco, 6 pozzi, ci sono anche i chilometri di tubazione a 10 chilometri dalla costa per 24 anni. Ecco, dottor Maggini, l'ultimo dato è significativo, vuole commentarlo lei? Sì, è un dato appunto che la racconta lunga rispetto alle potenzialità reali di questa produzione. Su questo poi un ragionamento molto più ampio va fatto. Noi siamo un paese che per vocazione ha un territorio che potrebbe essere sfruttato non certo
tanto per le trivellazioni, ma quanto invece per la straordinaria potenzialità turistica, e ovviamente questi due fattori entrano in forte competizione, per cui sfruttare il territorio e degradarlo sostanzialmente certo non incentiva quello che potrebbe essere invece un percorso sostenibile e a vantaggio di tutti. Non è un caso che nella manifestazione prevista appunto a Pescara per il 13 aprile sono scese in campo anche componenti produttive come Confesercenti, Confcommercio, perché ormai i cittadini, organizzati o meno, sono consapevoli dei rischi che corre il nostro territorio, soprattutto in un momento in cui c'è un livello di crisi economico e finanziaria conclamato, è di tutta evidenza che noi siamo chiamati a fare delle scelte importanti e delle scelte per il nostro futuro. Se continuiamo a investire su meccanismi che stanno mostrando tutti i loro limiti, sistemi di produzione tradizionali, appunto come quello legato alla produzione di idrocarburi, è evidente che non stiamo facendo gli interessi evidentemente del territorio, ma neanche dei cittadini. Se poi consideriamo appunto le percentuali di produzione, siamo il 49esimo paese, e tra l'altro appunto il dato di percentuale prodotta è irrisorio, il 0,1%, è evidente che c'è uno sbilanciamento tra quanto esponiamo il territorio e quanto poi in realtà portiamo a casa. In realtà non lo porta a casa poi il risultato, il paese lo portano a casa appunto quelle società spesso straniere che operano nel nostro territorio e che possono avvantaggiarsi di esenzioni e basse percentuali d'aliquota. Ecco, una vera e propria corsa all'oro nero. Ecco, possiamo spiegare brevemente ai nostri telespettatori, insomma, ecco, a grandi linee, dal momento della concessione, quali sono le tecniche di esplorazione e di installazione che vengono messe in atto, che potrebbero essere messe in atto? Sì, allora, per quanto riguarda ad esempio il progetto che è legato all'iniziativa di Pescara, si tratta di una piattaforma di produzione che, forse lo si ricordava prima, sarà posta a 5 km dalla costa, a cui saranno connessi 6 pozzi di perforazione. Già questi, nei primi 6-9 mesi di lavorazione, arriveranno a produrre più di 14.000 tonnellate di rifiuti, fanghi di trivellazione in particolar modo. Più a questi saranno connessi circa 36 km di tubazioni sottomarine, quindi ovviamente con i relativi impatti sul fondale medesimo, e a questo sarà connesso comunque una nave raffineria che sarà ormeggiata nella prossimità ovviamente della piattaforma, questa a 10 km dalla costa, e questa per 25 anni vedrà ogni mese alternarsi delle navi che andranno naturalmente a caricare il materiale raffinato. Ci sono rischi nella fase di raffinazione, oltre che naturalmente in quelle di estrazione, elevatissime, che ovviamente ci preoccupano notevolmente, oltre proprio alla scelta di base, naturalmente, che porta un impatto diretto già sul fondale marino. Ecco, la nostra grafica giustamente ci ha posto questo cartello con degli incidenti, ecco, stimati in base a statistiche del Regno Unito, che voi del WWF avete, diciamo, adattata a quello che potrebbe essere la situazione appunto in Abruzzo. In piattaforma addirittura 60 incendi, 42 sversamenti in mare. Per quanto riguarda la nave FPSO, ecco, spiego ai nostri telespettatori cosa significa: unità galleggiante di produzione, stoccaggio e scarico. Questi sono dati importanti. Vediamo un altro cartello dove viene mostrato invece il numero di sversamenti tra il 1999 e il 2004. Ecco, questa foto, dottor Maggini sarà d'accordo con me, si commenta da sola: gli sversamenti sono veramente tantissimi, e quindi un'altra concessione, un'altra piattaforma, non farebbe altro che peggiorare la situazione. Tra le tante tecniche che vengono messe in atto per le prospezioni, ecco, sismiche, insomma per l'esplorazione, ecco, del fondale marino, c'è la tecnica air gun. Adesso con i nostri telespettatori e con lei ascoltiamo e vediamo cosa significa. Quindi chiedo alla regia proprio di mandare il contributo relativo a questa tecnica. Così
Sicuramente abbiamo sentito delle esplosioni che vanno a incidere, ecco, sulla fauna marina. Prima che un settore marino venga concesso, ci deve essere il nulla osta della VIA, valutazione impatto ambientale. Ecco, però queste, insomma, sembra che da quello che abbiamo, ecco, visto, da quello che lei ci ha detto, che non vengano presi in considerazione alcuni rischi. Ecco, quali sono? Sì, allora diciamo che è un discorso più ampio che riguarda comunque la presentazione di progetti invasivi su tutto il territorio. Noi spesso e volentieri siamo costretti a ricorrere a aule di tribunali perché le indagini di carattere ambientale, ancorché naturalistico, spesso e volentieri si opera nelle aree legate alla cosiddetta rete Natura 2000 voluta dall'Unione Europea e quindi c'è una particolare procedura detta valutazione di incidenza che indaga soprattutto gli aspetti naturalistici. Ci siamo trovati troppo spesso di fronte a strumenti deficitari per cui abbiamo chiesto approfondimenti. Nella fattispecie c'è anche un dato di carattere formale non trascurabile, la mancata concertazione con gli enti regionali che ovviamente dovrebbero essere chiamati anche perché c'è una declinazione locale naturalmente delle stesse procedure, per cui è un passaggio non eludibile nella fase di partecipazione che va direttamente o indirettamente a interessare anche i cittadini. Ricordiamoci che le valutazioni di impatto ambientali, la valutazione ambientale strategica, la cosiddetta VAS, che dovrebbe interessare sistemi così complessi che vanno in una logica di programmazione, favoriscono anche la partecipazione di organizzazioni e singoli cittadini. Nel momento in cui si adottano provvedimenti semplificati, tra virgolette, si eludono passaggi che sono invece fondamentali dei processi democratici e partecipativi. Ecco, mi collego a quello che diceva lei. Basta la presa di posizione delle regioni per il blocco di queste esplorazioni o di conseguenza di queste trivellazioni? Per quanto riguarda l'Abruzzo, so che assolutamente, ecco, non c'è stato alcun parere della regione. Noi abbiamo il caso della Basilicata, che sappiamo benissimo è noto in tutta Italia per la vicenda della Val d'Agri. Oggi la posizione della Regione è molto chiara rispetto ad una moratoria su nuove prospezioni. Credo che sia stato un atteggiamento di responsabilità che abbiamo riconosciuto all'amministrazione regionale ed è evidente che nel momento in cui l'amministrazione competente pone un segnale di questo tenore non se ne può naturalmente non tener conto. È evidente che poi, insomma, sono tanti gli elementi che sono emersi. Sappiamo che l'azienda nello specifico che interessa la piattaforma ombrina abbia in qualche misura dato un segno di riconoscenza con una lettera puntuale al ministro Clini rispetto all'aver facilitato appunto l'autorizzazione in questo senso, o meglio la riapertura dei processi autorizzativi e di concessione. In questo senso ci preoccupa il fatto che appunto non ci siano tutti i passaggi dovuti o che comunque siano chiamati tutti i soggetti interessati, perché ovviamente questo comporterebbe naturalmente una procedura più articolata e sicuramente chiamerebbe tutti gli interessati a fare la propria parte. In questo senso c'è stato un passaggio evidentemente in qualche misura che ha favorito una scelta che oggi chiama tanti cittadini e tante organizzazioni e torno a dire quello che ci colpisce piacevolmente e probabilmente è un segnale evidentemente di consapevolezza molto alto ormai da parte dei cittadini, e anche il tessuto produttivo prende una posizione molto chiara. Ormai il mito della facile produzione, o meglio del reddito tramite questo tipo di produzioni, è superato. Cittadini e organizzazioni di categoria sanno che il territorio è un potenziale che va curato con attenzione se vogliamo veramente investire nel futuro del paese. Ecco, perfetto, è stato chiarissimo. Dottor Maggini, siamo in chiusura. Sul vostro sito www.wwf.it ci sono tutte le informazioni, ecco, di cui i nostri telespettatori hanno bisogno per anche partecipare a questa manifestazione. Comunque vogliamo ricordare, ecco, dove si terrà e quando? Pescara il 13 aprile alle 15.30.
Perfetto, io la ringrazio di questo Il 13 aprile, credo, il 13 aprile, non so se ho detto 15 erroneamente, quindi il 13 aprile. Perfetto, oggi è l'11, il 13, quindi sabato alle 15.30 a Pescara. La ringrazio, dottor Magini, di questo intervento, vicepresidente del WWF Italia. Ecco, ci risentiremo più avanti, sicuramente per maggiori sviluppi. Intanto grazie e buona serata. Grazie a voi. Mi raccomando, diteci la vostra su questo tema spinoso delle trivellazioni nel nostro mare, di questa Italia bucata. Vedete il nostro indirizzo mail per poter scriverci: meteo@class.it. E adesso fatti in foto, le notizie in un clic. Il nostro meteorologo Davide Dalla Libera nei giorni scorsi ha avuto un po' di febbre e quindi necessita più di chiunque altro di temperature miti e dell'arrivo deciso della primavera. Vado subito a collegarmi con lui per tutti i dettagli del fine settimana. Ebbene, abbiamo visto come le temperature subiranno un sensibile marcato aumento su tutte le regioni fino ad attestarsi oltre i 19-22 gradi. Questo per merito dell'arrivo di un promontorio, di una zona di alta pressione che proteggerà per diversi giorni, per un periodo piuttosto lungo, tutta la nostra penisola, garantendo così i cieli di essere per lo più azzurri ovunque, sia al nord che al centro-sud. Quindi alta pressione, bel tempo, lo andiamo a vedere anche con l'aiuto della nostra grafica. Sabato il sole varrà ovunque, qualche nuvola qua e là sarà presente, specialmente lungo il versante adriatico, ma nessun rischio di pioggia. Le temperature, come vedete, l'abbiamo già visto, aumenteranno fino oltre i 19-21 gradi. Nella giornata di domenica poche novità, ancora tanto sole su tutta la nostra penisola, qualche nuvola in più e un po' più di vento soltanto sulla Puglia. Sarà questo l'unico elemento che potrà un po' disturbare questa domenica, che risulterà essere primaverile ovunque. È possibile, secondo voi, piangere nello spazio? Certo, è possibile, però guardate qual è il risultato con queste immagini di questo astronauta di nome Chris Hadfield nella Stazione Spaziale Internazionale. Ecco, lo vedete alle prese con un esperimento, vedete, ecco, si inietta vicino all'occhio del liquido e guardate queste, ecco, lacrime simulate cosa fanno. Ovviamente non c'è gravità sulla Stazione Spaziale Internazionale, quindi le lacrime non cadono, e se lui, ecco, continua, vedete, sta continuando a immettere del liquido, la lacrima diventa praticamente gigante, diventa quasi un blob. Guardate, ecco, non cade, e è anche abbastanza divertente questo risultato. Possiamo tornare in studio per ricordarvi il nostro sito www.classmeteo.com con previsioni meteorologiche per la vostra città per i prossimi 10 giorni. Sul nostro sito è presente anche il video center. Se vi siete persi, ecco, qualcosa della puntata di oggi o delle puntate precedenti, potete rivederlo comodamente seduti davanti al vostro PC. E mi raccomando, ecco, scriveteci mail all'indirizzo semplicissimo, guardate, meteo@class.it. Anche per oggi Prometeo ha concluso le proprie notizie, l'appuntamento come sempre è per domani alla solita ora alle 17:15. Intanto vi auguro una buona serata in compagnia della programmazione di Class TV MSNBC. Ci vediamo domani.